Vedo il futuro e il lavoro del futuro come veramente una grande opportunità, perché ci sono macro trend giganti che ci permettono di avere grandi soddisfazioni come aziende e come persone che lavorano, no? E al contempo migliorare molte cose di questo mondo. Penso che elementi fondamentali siano l'energia che si mette in quello che si fa, le proprie attitudini e poi una capacità di essere flessibili e imprenditori di se stessi. Quindi vedo il mondo del lavoro del futuro molto più flessibile e molto più collegato a principi come proattività e innovazione. Penso che sia importante stare vicini alle proprie migliori attitudini. Penso che sia importante guardare ai macro trend del mondo. Per fare un esempio, nel nostro settore il futuro sarà molto più sostenibile e probabilmente mobilità sarà molto più elettrica. Quando si tratta di mobilità elettrica non si parla solo di tecnologia, ma tutto quanto sta intorno al prodotto, sia aspetti tecnologici, sia aspetti più umanistici. Quindi stare vicino a questi macro trend e stare vicino agli hotspot collegati a questi macro trend, sia in Italia sia all'estero, secondo me garantiscono una maggiore facilità nel trovare il lavoro e poi maggiore soddisfazione nel tempo rispetto al proprio percorso di carriera. In questo nuovo mondo del lavoro, anche la leadership probabilmente dovrà cambiare. Dovrà essere una leadership più adattativa, no? Una leadership più a servizio degli altri, dei propri colleghi, perché le cose cambiano in maniera più veloce e quindi la capacità da una parte di essere bravi sempre a gestire le cose tradizionali e dall'altra parte di gestire cose nuove in una maniera nuova, no? Sarà effettivamente una chiave di successo. Un collega per organizzarsi al meglio dovrebbe essere molto collaborativo con i propri colleghi, aperto con i partner, conoscere la materia che sta gestendo e i processi relativi. Guardare sempre un po' avanti nella sua agenda in maniera tale da essere sempre pronto mentalmente ad affrontare i problemi e i task. E se un problema è troppo grande, è meglio affettarlo, prenderlo a pezzi, in maniera tale che sia più semplice la sua risoluzione.